Allora, Assessore, da un lato i decreti salva Taranto del governo e quindi creare i presupposti affinché il territorio ionico possa decollare, però poi l'associazionismo ma anche l'uomo della strada si domanda: ma come? Abbiamo un aeroporto, potremmo sfruttarlo davvero come volano per il turismo e invece insistiamo, perseveriamo sulla vocazione industriale di Taranto? Questa è una vocazione industriale assolutamente a basso impatto ambientale, direi a nessun impatto ambientale, è una vocazione della quale la città, la provincia devono essere orgogliose. Questo è in questo momento il centro dell'Italia, non esiste un'altra struttura di questo tipo. Ben venga. Diciamo, i tarantini e tutti i pugliesi io credo che dovrebbero essere particolarmente orgogliosi di questo importante investimento che non solo la Regione Puglia ha fatto, ma che stanno facendo le aziende provenienti da tutto il mondo che individuano qui un territorio dove promuovere nuova tecnologia, altrimenti i laureati di Taranto se ne andranno comunque a lavorare all'estero. Benvenga, non è solo turismo. Benvenga ciò, però la priorità delle priorità è il turismo e va in secondo ordine. Chi l'ha detto? La negazione dei voli civili comporta questo. No, uno chi ha detto che la priorità delle priorità è il turismo? Il turismo, la cultura, i servizi sono parte di quel 76% di incidenza sul PIL che oggi hanno queste attività della regione. Ma lei comprende benissimo che fare il turismo senza aeroporti è un po' difficile. Prego, mi scusi. Uno non è vero senza aeroporti, a poca distanza da qui ci sono due aeroporti, Bari e Brindisi. L'aeroporto... Ancora una volta dobbiamo essere succubi di Bari e Brindisi. Mi piace se finisco. Mi perdoni. Nessuno è succube, anche Lecce è succube di Brindisi, non mi pare. Il Salento è la località in assoluto più apprezzata all'estero della Puglia, insieme al Gargano, e anche il Gargano non ha... Quindi però non poi ci tolgono la soprintendenza. Non è questo... E secondo me a vederla in negativo si sbaglia sempre, bisogna guardare le cose che si hanno altrimenti non le si apprezza, come succede per tante cose a Taranto, una città meravigliosa che non viene apprezzata nel suo centro storico, nella sua cultura, e che noi ci stiamo sforzando di far valere a partire dal Museo Marta, che è un museo eccezionale per il quale è la regione che fa la promozione. Ma detto questo, noi dobbiamo aiutare i cittadini e anche ad avere la possibilità di un aeroporto civile, che assolutamente non è in contrasto, l'ha detto anche il ministro poco fa, le due cose non sono in contraddizione, ma perché un operatore sia attratto occorre che ci siano servizi e attività, e questo lo danno anche le imprese del territorio che noi possiamo incentivare. Secondo me la priorità è il turismo. Non riuscirete a valorizzare voi, no, soprattutto dei media, ma come si le può... cose buone. Mi perdoni, Assessore. No, il turismo non viene se non vi date da fare. No, il turismo viene se c'è l'aeroporto. Senza aeroporto il turismo non può esserci. Le ho fatto l'esempio del Gargano ed è, mette in discussione quello che ha detto lei. Ma io ritengo che all'aeroporto bisogna lavorare. La verità è che oltre al turismo c'è bisogno di occupazione. Però nel turismo sa qual è, l'aspetto che noi, la cosa che temiamo? Che dobbiamo essere i vassalli di Bari e di Lecce. E ci tolgono la soprintendenza e il Frecciarossa per Lecce e non per Taranto. E voi vi considerate vassalli. Sempre vocazione industriale. Questa non è vocazione industriale, non turistica. Sono servizi in cui il turismo, pensi, io sono l'assessore al turismo, pensi se non lo voglio promuovere. E a Taranto, sa chi ha fatto la promozione del museo, chi fa la promozione della città? Sa quanto abbiamo speso l'anno scorso? Ma non lo mettiamo in dubbio, però poi se non si sfrutta questo volano dell'aeroporto, tutti gli sforzi si vanificano. No, il problema è che gli sforzi si vanificano se si investe e nessuno se ne accorge dalla città e magari vengono dall'estero per valorizzare quello che si fa.